Apro anche la diretta sulla nostra pagina Facebook ufficiale di Radio Gela Express, giusto per dare anche l'opportunità agli amici che ci seguono a mezzo social di partecipare, magari anche se vogliono di rivolgere qualche domanda. Un bellissimo ritorno, mi piace quando ritornate perché significa dare continuità. Poi noi ci siamo lasciati con una bellissima emozione che tu ci hai regalato con Dove siamo stati bene, che devo dire hai presentato anche qui in radio, sulle frequenze di Radio Gela Express, e devo dire mi ha particolarmente colpito quei luoghi meravigliosi che stanno dentro di noi, in cui noi possiamo ritornare tutte le volte che vogliamo. Ma oggi è il momento di boom, vogliamo parlarne insieme? Esatto, allora oggi a parte il fatto che il Zoom compie un mese, quindi è il tuo compimento, perché è uscita esattamente il 9 Il 9 febbraio. febbraio, me lo ricordo perché è il giorno del mio compleanno, devi sapere, per cui... quindi è una cosa che mi ha particolarmente colpito, un giorno fortunato. Sì, è uscita il 9 febbraio, sono molto felice che sia uscito questo brano. E niente, è un brano, ti dico un po' di che cosa parla. È Sì, un brano sì. che io ho scritto l'anno scorso, subito dopo il lockdown, quindi questo momento che tutti abbiamo vissuto molto particolare, e sono proprio qui, diciamo, è stato un momento in cui mi sono resa conto che talvolta quando siamo, insomma, dentro a una situazione più grande di noi si innescano delle bombe, e soprattutto quando poi cerchiamo di ricostruire, no, un equilibrio, forse è meglio disinnescarle queste bombe che lasciare che possano ravere solo tutto e Ma quindi... queste bombe parlano d'amore, Ma non, diciamo di sì, nel senso che mi piace l'idea che ognuno possa, no, poi rapportare quello che sente a quello che ascolta, a quello che vive nella sua quotidianità oppure nella propria vita. Quindi sì. Credo che queste bombe si possano innescare sia in relazioni amorose ma anche affettive, quindi in ogni tipo di rapporto, oppure anche spesso nella nostra vita. tu hai sottolineato che l'amore è da difendere ad ogni costo. Esatto, l'amore da difendere ad ogni costo, ma soprattutto l'amore per se stessi. Bene, Quindi questo è un bel l'amore per se messaggio stessi è la prima da cosa dare. da difendere. Grazie, volevo farti un'altra domanda che insomma, mi preme da sottolineare perché tu sei una cantautrice, scrivi anche i tuoi pezzi e questo in modo particolare è scritto a tre mani, anzi con tre teste pensanti meravigliose. Quindi la tua è quella di... Esattamente, sì, io sono arrivata a casa di Fernando Alba, Che del saluto suo, con molto ho affetto. iniziato a scrivere questo brano e si era anche Guido Tavassieri di Nasse Due E Spone, dove spone? e quindi ho fatto ascoltare a loro il brano, avevo delle idee, loro mi hanno aiutato poi insomma, con la stesura del testo e proprio della struttura, quindi sì, sicuramente questa collaborazione, queste collaborazioni sono state veramente molto importanti, Allora, ti nel riporto i senso saluti di sono... Rosa, di Antonio Pili, sono collegati, sono quelli che già hanno scritto, hanno salutato in modo molto più concreto, per cui li ricambio insieme a Tarsia, che tra poco Esatto, avrete il grazie, piacere di ciao, ascoltare Rosa, questo ciao Antonio. inedito. E dicevo, parlando appunto di Fernando Alba, che ha anche lasciato un segno nel nostro cuore con Abbiamo contagiato il mondo, e poi insomma il tormentone di Time Taking Over di Luve Spone. E invece adesso siamo pronti ad ascoltare Boom, questo brano che veramente io so che tra l'altro nel 2021 porterà proprio il tuo album. Sì, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Stiamo aspettando di capire come si metteranno, insomma, le cose, sperando che possano riaprire i teatri, i live club, quindi che si possano fare degli eventi, anche perché per noi artisti emergenti non c'è cosa più importante che riuscire a promuovere poi dal vivo Assolutamente, a voi ci proprio il proprio album. mancate. Esatto, anche a noi mancate voi che venite negli eventi, che ci Tantissimo. supportate. Tarsia, noi siamo pronti ad ascoltare questo tuo inedito, siamo pronti ad alzare il volume, a mettere un like, quindi dove possiamo cercarti? Ricordiamo ai nostri amici che ci seguono, che sono in ascolto, che ci seguono anche a mezzo social. Allora, mi potete seguire sulla mia pagina Facebook, che è appunto ha il mio nome, Tassia, su Instagram, Tassia Tass, e poi su tutte le piattaforme, anche su YouTube c'è il mio canale ufficiale, Tassia Official, mentre sul canale della mia etichetta Matheta Records ci sono tutti i miei videoclip. Tra l'altro a breve uscirà il videoclip di Boom, infatti E noi lo sono felice di condivideremo, lo questo. condivideremo con molto piacere. Benissimo, grazie. Quindi sì, comunque col mio nome... Tassia, su tutte le piattaforme c'è cioè la mia musica e mi potete seguire insomma su tutte le mie pagine social.
Tarziello arriva, anzi parte e ti raggiunge, un bellissimo abbraccio dalla Sicilia, che so che tu ami tantissimo, l'hai sottolineato anche la scorsa volta, quindi ti abbracciamo forte, 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 anche se in modo virtuale. Siamo pronti ad ascoltare il tuo brano, quindi a te il microfono per presentarlo agli amici di Radio Gela Express. Allora, il nuovo singolo di Tarsia, Boom. Bene, un abbraccio, a presto! Grazie a voi, grazie a voi. Boom! Esclusivo, ragazzi, esclusivo. Siamo proprio così, sdraiati sul balcone. Rubiamo sogni da valigie di cartone, non ci stanchiamo mai. Questa vita è una caccia al tesoro, confondo il fango per l'oro, ma dall'età me nascono i più bei fiori e voglio un tempo colori. Allora amici, mi dispiace ogni tanto dovervi trascurare, ma ovviamente è importantissimo non fare andare e diciamo creare il buco radiofonico, quindi vabbè, ce l'abbiamo fatto anche oggi. Brano bellissimo, ho visto qualche commento, adesso lo andrò anche a commentare con calma. Sempre un saluto speciale a Cristian Sasso, che ci raggiunge, che ascolta e che ama la musica, sostiene la musica, poi ovviamente bravissimo formatore, pertanto insomma ha un orecchio molto particolare, mi fa piacere che partecipa e cerca in qualche modo anche di sostenere
la musica in modo proprio concreto. Quindi grazie di cuore, grazie ovviamente a Rosa, che abbiamo anche ringraziato prima, ad Antonio Pedi, a tutti coloro che magari non scrivono ma hanno avuto il piacere di ascoltare, quindi di sostenere Tarsia, che è ritornata per la sua seconda volta qui sulle frequenze di Radio Gela Express. Noi, per noi è un piacere perché si dà continuità. Io vi aspetto domani sempre sulle frequenze di Radio Gela Express per quanto riguarda ovviamente la diretta social, dove abbiamo la possibilità di abbattere la distanza, di stare insieme, di sostenere la musica, ma poi io ritorno sempre in diretta dalle 10 alle 13 su www.radiogelaexpress.it. Un beat cuore a tutti, proprio col cuore, però col cuore beat di Molly Beat. Un bacio a tra poco per chi continua l'ascolto e ovviamente a domani per chi vuole ritrovarsi con noi sui social.